Di questa fuga dalla Lombardia, vi sono venuti ovviamente i capelli dritti e avete messo in campo ordinanze, no, di vario tipo per fronteggiare quello che rischia di essere il trasferimento del contagio dal nord al sud. Quello che le voglio chiedere è intanto in Calabria qual è la situazione di controllo, di sorveglianza di chi è arrivato appunto, diciamo, dalla zona arancione? Guardi, una parte dei controlli è stata fatta, poi come avrà visto c'è stata anche una grossa polemica, perché ovviamente noi non siamo in grado di farlo da soli, avevamo chiesto l'aiuto dei prefetti, c'è stata una grossa polemica in termini, diciamo, di diritto non sbagliata, nel senso che noi abbiamo coinvolto i prefetti, o meno io ho coinvolto i prefetti, cosa che in realtà compete all'autorità statale. Il Sì. problema è che l'autorità statale non aveva preso queste misure di contenimento. Cioè nel decreto, e io è quello che lamento, non si è tenuto conto delle conseguenze che avrebbe avuto la chiusura totale della zona Nuova Arancione e Certo. quindi l'esodo verso sud. Quindi siamo dovuti ricorrere un po' tutti a una situazione di tipo emergenziale. Quindi a sorta di controllo, io avevo già fatto un'ordinanza per controllare gli aerei. Quindi avevo chiesto e imposto, se virgolette, non solo il controllo da Roma, come era stato stabilito, ma il controllo anche da tutte le altre destinazioni, soprattutto di Linate e Bergamo, che invece erano lasciate. Questo lo facevamo da settimane. In più è stato aggiunto un controllo sulle stazioni e sulle eurostazioni. Parliamo di numeri però veramente enormi, eh? Parliamo di numeri grossi. Quindi su questo dobbiamo anche confidare nella collaborazione di chi è tornato che diciamo, prenda le dovute precauzioni. Io le dico che sui casi riscontrati positivi finora in Calabria tutti erano tornati da nord. Quindi il tema non è un tema diciamo, astruso, ipotetico, ma un tema reale. Sì, dal focolaio del nord, ma lei Esatto. ha già un conteggio, insomma, dei numeri rispetto ai tanti calabresi o le persone, insomma, che erano al nord che sono rientrate in Guardi, Calabria? ancora no precisamente perché tenga conto che da notte di ieri chiaramente ancora devono arrivare gli ultimi treni, gli ultimi autobus. Le dico soltanto che ieri erano attesi, ieri sera, erano attesi circa 80 pullman. Quindi possiamo immaginare che numero con così grande di Ma persone, sì. anche con grande rischio delle persone che sono scese, perché Certo. non è esattamente salubre in questo momento mettersi in un pullman. Ma all'arrivo di questi pullman, che cosa si fa concretamente? Che cosa Allora, si all'arrivo con controlla? questi pullman si verifica il biglietto d'ingresso da dove si è partiti e si consegna l'ordinanza di quarantena obbligatoria. Dopodiché io ho chiesto ovviamente la collaborazione delle forze dell'ordine e dei sindaci. Noi abbiamo centri che sono anche abbastanza piccoli, quindi diciamo, il controllo capillare da parte dei sindaci e della popolazione è abbastanza forte, quindi Insomma, contiamo anche su un controllo di tipo sociale. certo, insomma, c'è una grande difficoltà di monitoraggio. Non so se volete chiedere qualcosa alla Presidente Santelli, non so se Claudia Fusani, se Macaluso, se anche da No, Milano io Borgonovo vuol chiedere qualcosa. posso. Perché poi c'è da affrontare la partita che riguarda invece il sistema sanitario regionale, che è un'altra partita. Sì. Sì, prego. No, volevo chiedere questo, sì, salve, Claudia sono Claudia Fusani, Presidente Fusani, Santelli. buongiorno Iole Santelli. Ciao Claudia, Ciao. ciao. Volevo chiedere questo, si sta creando purtroppo una guerra nord-sud. Allora, quello che lei ha detto adesso è assolutamente vero e anzi è il minimo sindacale che si debba fare, perché questi ritorni in massa dal nord è chiaro che sono veicoli giusto questo, Potenziali, diciamo, potenziali. veicoli, sì, di Però contagio. si sta creando purtroppo una guerra nord-sud. Che cosa potete fare per evitare che si crei una guerra del genere? Cioè, No, io una non cosa deve restare penso. l'ambito sanitario. Eh sì, si sta creando purtroppo. No, guardi, io non penso che ci sia una guerra nord-sud, anche perché parliamo nella maggior parte di ragazzi calabresi che stanno a nord, quindi parliamo dei nostri calabresi, quindi non c'è una guerra nord-sud, c'è una preoccupazione, cioè quella noi stiamo in realtà guardando quello che è successo in Lombardia, soprattutto gli errori che possono essere stati commessi e tentare di evitarli. Il tema è questo.
Cioè capire, anche perché siamo perfettamente consapevoli di non avere una struttura sanitaria adeguata a quella del nord, quindi capace realmente di sostenere una situazione simile. Sì. Io non credo che ci sia una guerra, non la vedo come una guerra nord-sud, la vedo come una preoccupazione, ritengo legittima, visto i numeri, di evitare di trovarci noi fra una settimana nelle stesse condizioni in cui si è trovata una parte, ripeto, di paese in cui la sanità funziona e dover fronteggiare noi una cosa che non siamo in grado di fronteggiare. Guardi, ecco, in questa situazione è meglio dire le cose chiare per evitare poi di trovarci tutti quanti negli stessi pasticci. Certo, Presidente, l'ultima domanda che le faccio. Siccome molti governatori di regioni stanno ovviamente cercando di fronteggiare, di anticipare la situazione e quindi mettendo le mani nella sanità delle rispettive regioni, lei da questo punto di vista cosa ci può dire? Cioè che cosa si sta facendo per il sistema sanitario calabrese? Stiamo predisponendo un piano di emergenza, sì, sulla base appunto soprattutto di quanto hanno fatto le altre regioni del nord. Però il problema è tener conto della situazione. Cioè, io sono in una regione che è commissariata da 12 anni, sì, qui sono stati fatti dei tagli veramente selvaggi, perché è stata impostata, ma questo l'ha riconosciuto anche il ministro Speranza, sostanzialmente è stata vista in una forma di economicità e basta, a danno fortemente del sistema sanitario. Quindi noi abbiamo una sanità che al momento regge a malapena l'ordinario, non lo regge. Verissimo. Noi parliamo di, in tutta la Calabria, di 150 posti di rianimazione, ma la maggior parte di questi, se non tutti, già coperti da situazioni ordinarie. Quindi noi abbiamo dovuto verificare quanti posti aggiungere. Ora, ci sono misure che sono state assunte da altre regioni prima, blocco dei ricoveri, blocco degli interventi chirurgici, blocco delle prestazioni ambulatoriali, chiaro che vanno assunte, io ritengo, con gradualità, perché ogni decisione di questa chiaramente comporta dei sacrifici enormi, quindi una persona che magari con liste d'attesa abnormi in Calabria ha una visita programmata, gliela facciamo saltare, rischiamo dall'altra parte di creare un problema enorme sul fronte sanitario. Quindi il bilanciamento di queste cose credo che deve essere molto curato e attento. È chiarissimo, io la ringrazio, le auguro ovviamente buon lavoro, visto che è un momento molto complicato. Grazie a Iola Santelli, grazie è tardissimo, andiamo subito in pubblicità e cominciamo.